Buongiorno, sono Franco Giulia di Remax della Polare Team Moncaden Partners. In questa bellissima giornata soleggiata ci troviamo in una centralissima via, l'avete riconosciuta, vero? Siamo in via Giulio Petroni. Siamo praticamente, precisamente, in zona Picone, a due passi dal Policlinico di Bari, ma anche dalla stazione centrale e da tantissimi altri servizi che la zona offre. Seguitemi! Benvenuti! Quello che voglio mostrarvi oggi è un immobile innanzitutto di ampia metratura. Come potete notare parliamo appunto di un appartamento anni 70, quindi appunto la tipicità di quell'epoca era la ottima disposizione della planimetria. Tant'è che, insomma, come potete notare, abbiamo delle camere regolarmente quadrate in sostanza. Questo significa che l'immobile si presta a qualsiasi tipo di ristrutturazione interna. Un'altra cosa di cui volevo parlarvi sono le esposizioni di questo immobile, in quanto l'appartamento gode di una tripla esposizione. Da questa parte appunto abbiamo il balcone, che ora vi mostro. È un balcone semiperimetrale, ok? Con appunto esposizione tra via Giulio Petroni e via Azzarita. Quello di cui volevo parlarvi anche è il fatto che l'immobile ha una divisione quasi perfetta degli ambienti, ovvero zona giorno e zona notte, ok? Da questo lato abbiamo praticamente le altre due camere, entrambe con balcone, quindi appunto tutte molto comode. Da questo lato abbiamo il balcone semiperimetrale che abbiamo visto prima e da quest'altro lato ancora, non assolutamente per importanza, il balcone, la camera con balcone che espone praticamente sulla centralissima via Giulio Petroni. Ci tengo a specificare che questo immobile si adatta perfettamente anche ad un eventuale frazionamento, dato che i muri sono tutti comunque appunto abbattibili tranquillamente, sono tutti comunque muri, sono tutti tramezzi. È l'ottima divisione tra zona giorno e zona notte, per l'appunto. Siamo in uno stabile signorile nel quale è stata anche recentemente effettuata una ristrutturazione interna. Ora, che dirvi? Qui ho anche le chiavi. Quindi non vi resta che contattarmi per fissare un appuntamento. Buona giornata!